Alvaro Fernandez, nuovo acquisto del Castellanos, esordio, un grandissimo esordio, vittoria e 3 gol, quanto sei contento? Felicissimo, felicissimo soprattutto per vincere la partita. Dopo certo che per una prima punta segnare è sempre bello, ma lo più importante è la vittoria, abbiamo vinto. Tu sei appena arrivato, no? In settimana, quindi è stato un impatto grandissimo. Giocavate con la capolista che non aveva mai perso, cosa ti è sembrata dal campo il Carbonio? Una bella squadra, se vedi che è lavorata, che è una squadra tosta, che sa il suo gioco. Ma noi abbiamo fatto una bella partita, penso che sempre abbiamo giocato con la nostra identità. È certo che sono qua da 3 giorni, ma del primo giorno se vedi che il mister vuole la palla, vuole giocare, questo abbiamo fatto. E niente, abbiamo vinto e lo che ti ho detto, felicissimo, felicissimo per tutto. Senti, nella difesa del Carbonia c'erano ex Castellanos, difensori che hanno fatto la Serie D, categorie superiori, non è stato facile, specie nel primo tempo, però nella ripresa è arrivato il gol sotto porta e poi ne hai fatto uno bellissimo, racconta quello bello. Bueno, è stata una giocata veloce, è arrivato la palla alla sinistra e girato e ha fatto un bel gol. Ecco, velocissimo, stai facendo vedere le tue caratteristiche. Sì, sì. Eppure in Italia ci sei da poco, no? Sì, io ho sempre giocato alla Spagna, un po' diverso, sempre un po' di più di ritmo di palla, ma penso che con questo compagno mi capisco bene, penso che posso fare di più. Senti, cosa ti ha chiesto il presidente Più, che ha fatto un grande tifo fuori, soprattutto quando segna? Niente, lo che mi deve dire è che faccio gol e per fortuna l'ho fatto. Ti aspettavi un esordio così? Veramente no, è difficile perché segnare 2,5 o 3 gol, non so, alla fine vediamo se sono 3, è bellissimo, veramente bellissimo. Ecco, c'è una dedica per questi gol? Per tutti i compagni e per Stefano che è un bello ragazzo. Stefano mi sta sempre a fianco alla squadra. Sempre sta vicino a noi, non guida molto, è una bella persona. Senti, adesso il campionato si ferma, poi inizia il giorno di ritorno, c'è la convinzione che il Castellanos possa vincere il campionato? Certo, perché no? Penso che c'è una bella squadra, con la idea chiara, e penso che possiamo fare qualcosa di bello quest'anno. Grazie Alvaro, ti ringraziamo per l'intervista, ti facciamo tanti complimenti perché hai giocato bene, ma soprattutto quando si fa gol per una punta.